A salutare il grande tenore Daniele Barioni sono state le note dell'Ave Maria da lui stesso interpretata, la voce del maestro ha risuonato nelle navate della chiesa dei Santi Pietro e Paolo a Copparo in chiusura delle esequie. Nel pomeriggio di giovedì 10 novembre il funerale si è tenuto nel paese che è dato i natali a colui che, figlio di agricoltori, fece tremare il Metropolitan di New York. A salutarlo, stringendosi alla famiglia di Barioni, le autorità cittadine, tra cui il sindaco Fabrizio Pagnoni, il commissario della Camera di Commercio Paolo Govoni e amici e ammiratori che hanno così voluto omaggiare uno dei talenti più grandi del bel canto, sono giunte anche le condoglianze dell'arcivescovo di Ferrara Giancarlo Perego, che avrebbe dovuto officiare la cerimonia ma che è stato trattenuto a Roma. Daniele Barioni è stato sepolto nel cimitero di Copparo, da dove era partito per conquistare i palcoscenici di tutto il mondo.